arrivato il nostro momento, dottoressa, ma è un momento che io vorrei dedicare non solo a tutte le donne che ci seguono, ma anche agli uomini che un po' sono accanto a queste donne, no? Che un po' le sopportano, un po' le supportano, poi siamo anche noi a supportare voi, per carità, però questo è un elemento molto essenziale, come dire, l'informazione. Oggi parliamo di dieta nel periodo della menopausa, giusto, dottoressa? Sì, infatti. Benissimo, io inizierei intanto a fare una panoramica per i nostri amici, a definire come dire la menopausa e cosa accade al corpo della donna in questo specifico periodo. Allora, diciamo che la cosa più importante è sottolineare un aspetto. Sebbene si parli di sindrome della menopausa, di menopausa e come sindrome anche tutta una costellazione di sintomi, la menopausa è un momento fisiologico della donna, come tale non deve essere inteso come una malattia. Questo è molto importante perché fa sì che anche l'approccio psicologico della donna nei confronti di questo, chiamiamolo anche spauracchio, possa venir meno, possa essere anche rimodellato. Menopausa, per definizione, è una, appunto, una sindrome, una sintomatologia che però viene definita da un punto di vista clinico. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un'analisi in una maniera o un test che permette di identificarla, o meglio, non ce n'è uno. Si parla comunque di menopausa quando si ha una amenorrea, ovvero si ha una totale assenza di mestruazioni per 12 mesi. Ora, se questi 12 mesi sono però interrotti improvvisamente dall'avvento di una nuova mestruazione, tutto decade e si ricomincia da capo. Ah bene, quindi questo per esempio io non lo sapevo, quindi basta il ripresentarsi di una mestruazione e non sei più in menopausa praticamente. Quindi il conto si reinizia. Quindi devono essere questi 12 mesi di amenorrea, quindi assenza totale di ciclo, per poter dire sono in menopausa. La menopausa però come tale non compare all'improvviso, ma generalmente, poi vi spiegherò perché, molte volte è preceduta da un periodo, anche questo più o meno lungo, che prende il nome di climaterio. Quindi climaterio, che possiamo dire anche come una premenopausa, e menopausa, che invece è il momento proprio senza il ciclo. La fase di climaterio è un momento forse ancora più delicato, perché è un momento in cui gli ormoni incominciano ad essere un po' ballerini, quindi le mestruazioni a volte ci sono, a volte no, la donna però già incomincia a notare dei cambiamenti nel proprio corpo. Questi cambiamenti sostanzialmente sono dovuti al fatto che nella fase fertile, quindi finché ci sono delle mestruazioni regolari, le nostre ovaie producono in una maniera ciclica e più o meno regolare due gruppi di ormoni, gli estrogeni e il progesterone. Ora, questi due, diciamo che sono due antagonisti che lavorano insieme, ma sono anche un po' rivali tra di loro, fanno sì che durante la vita fertile la donna mantenga delle caratteristiche che sono appunto delle caratteristiche ginoidi, quindi una particolare riduzione della parte di tessuto magro a favore in questo momento del tessuto grasso, dico a favore perché serve per mantenere la fertilità, ma contemporaneamente questi ormoni ci offrono un ombrello contro le malattie cardiovascolari, quindi nella fase fertile la donna è protetta grazie a questi ormoni che sono appunto estrogeni e progesterone. Quando però queste ovaie incominciano ad essere un po' birine e quindi non producono più in una maniera ciclica e regolare estrogeni e progesterone, questo ombrello si incomincia un po' prima a socchiudere e poi si chiude definitivamente con l'avvento della menopausa. In quel momento la donna non è più coperta da questa protezione, di conseguenza va incontro a diverse problematiche che sono a carico dell'apparato cardiaco, cerebrale e circolatorio, ma non soltanto, perché a questo punto incomincia anche a cambiare proprio l'aspetto fisico, perché si incomincia a depositare molto tessuto grasso a livello dell'addome e la donna non ha più una forma ginoide, quindi da donna con il fianco stretto e il gluteo prominente, ma ha la pancetta che la fa somigliare più ad un uomo. Questo perché gli ormoni
da donna non ci sono più e ci sono più ormoni da uomo. Però questo purtroppo, a parte la perdita di una fisicità da donna, ci porta anche a diverse problematiche, perché fa sì che aumenta il colesterolo. Quindi, ricapitoliamo, donna in menopausa ha un aspetto ormonale simile ad un uomo e questo fa sì che vada incontro anche a problematiche di maggior rischio di colesterolo, di accidenti cardiovascolari tipo l'infarto, tia, ictus e quant'altro. E soprattutto questo aspetto psicologico, quello che dicevamo, che la donna perde o crede di perdere la propria identità femminile perché non è più fertile. Ma questo non è vero. Assolutamente, ecco, questa è una cosa molto importante, ha fatto bene a sottolinearlo. E a questo punto abbiamo citato il colesterolo, perché l'alimentazione ha un ruolo così importante a questo punto? L'alimentazione assume un ruolo predominante perché sapendo queste cose si può agire nella ridurre il rischio e sostanzialmente questo avviene cercando di modificare lo stile di vita. Ora, non è necessario introdurre una dieta per dimagrire, perché non è sempre necessario, ma sicuramente è necessario nella donna in pre e menopausa indicare qual è uno stile di vita, quindi un'alimentazione più corretta, che sarà finalizzata a ridurre l'introito di grassi, soprattutto i grassi cattivi. Certo. Quindi i grassi, per così dire, saturi, che provengono la maggior parte delle volte da grassi di natura animale, a favore dei grassi invece insaturi, che sono quelli buoni, che provengono da alcuni tipi di alimenti, a parte il pesce certo, ma anche la frutta secca, per esempio, dall'olio di oliva, sono tutti grassi perché così dire buoni. Quindi, al di là delle calorie che possono essere ridotte nel caso in cui la donna abbia anche aumentato il proprio peso, ma non necessariamente, l'alimentazione va rivista in tal senso. Benissimo, molto precisa devo dire, io non mi aspettavo un percorso così preciso. Questo perché? Perché manca l'informazione. Sì, purtroppo sì. E alle volte quando c'è noi cerchiamo un po' di evadere. Perché? Perché invece di andare dal professionista andiamo a digitare online e pensiamo che il nostro, come dire, computer sia in qualche modo più ferrato da questo punto di vista. Non è così, affidatevi sempre ai professionisti per una guida che poi ovviamente varia da persona a persona. Sì, infatti questo è un aspetto, anzi la ringrazio, perché è veramente, veramente fondamentale e importante. Quello che va bene per me non va bene per la mia amica, non va bene per mia cognata, non va bene per chi io conosco. Ecco perché rivolgersi a un professionista, appunto, permette di capire qual è l'alimentazione più adatta a me. È un po' come un vestito dal sarto. Se io voglio un vestito che si adatti perfettamente alla mia figura, rivolgerò a un sarto. E in quel momento l'alimentazione, in questo momento così delicato per la donna, deve essere intesa in tal senso. L'alimentazione va bene per me. Infatti, molte volte le donne in menopausa addirittura possono andare incontro ad una perdita di peso. Quindi anche il concetto di menopausa aumento di peso non è sempre corretto. In alcuni casi, in alcune donne che hanno magari delle patologie preesistenti, l'alterazione ormonale può comportare una riduzione di peso. Penso per esempio a delle patologie a carico del tessuto muscolare, in quel caso si ha un decremento, quindi una riduzione del tessuto muscolare e quindi anche del peso. Ecco che interviene quindi il professionista nel creare una alimentazione diretta e specifica per quella problematica. Perfetto, perfetto, tutto chiaro. Ma prima di andare in pubblicità io vorrei dedicarle questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione per fare un esempio pratico, per esempio tra una donna compresa tra i 45 e i 55 anni, che è, come dire, la fascia tipica, no, della menopausa, pur ribadendo che ogni percorso è diverso, dipende dalle patologie, certo, eccetera. Però ecco, un'alimentazione tipo, quale potrebbe essere? Allora, innanzitutto la cosa fondamentale di un'alimentazione tipo è consumare nella giornata 5 pasti. Colazione, uno spuntino a metà mattina e uno spuntino a metà pomeriggio, che sono due momenti
di particolare importanza, forse il fulcro di tutta l'alimentazione quotidiana, poi il pasto principale di pranzo e il pasto principale di sera, quindi la cena. La cosa importante in questa alimentazione tipo per la donna in menopausa è riproporre sia a pranzo che a cena un piccolo pasto completo, quindi un po' di carboidrati, pane, pasta, patate o riso a pranzo e un po' di carboidrati anche la sera a cena, quindi di nuovo pane, pasta, patate o riso, accompagnate da una quota, anche quella più o meno rappresentata, di proteine, quindi carne bianca o rossa, pesce, ma anche proteine di natura vegetale, che soprattutto nella fase di menopausa sono molto importanti, vedi i legumi, vedi la soia. Oppure di natura sempre animale, tipo le uova. E insieme con la parte proteica e di carboidrati, fondamentale, soprattutto nel periodo della menopausa, sono le fibre. Le fibre dovrebbero raggiungere nella giornata tra i 25 e i 30 grammi, quindi un apporto anche importante che si può raggiungere solo consumandole a pranzo, a cena e agli spuntini con della frutta, per esempio. Quindi il messaggio che deve passare è che non deve essere accantonato nulla. I carboidrati non fanno male, le proteine non fanno male, le fibre ci sono di aiuto, non fanno male. Bisogna mangiare più volte nella giornata, il digiuno fa male, mangiare poco, spesso in maniera equilibrata ci fa bene.